messa così. Punto primo. Fratelli d'Italia è il primo partito che in Italia ha posto il problema della raccolta agricola. Il lockdown è iniziato il 9 di marzo, noi abbiamo fatto la nostra prima proposta il 12 di marzo. Quella proposta era quello che chiedevano tutte le associazioni. I corridoi verdi, no? No, ancora prima la reintroduzione dei voucher. Cioè esattamente quello che consentiva di far lavorare queste persone senza aggravi eccessivi per imprenditori che già erano in estrema difficoltà. Ci hanno detto di no, il governo non ha voluto proprio sentire ragioni sul tema della reintroduzione dei voucher perché secondo la Bellanova un italiano con i voucher non può lavorare. Poi abbiamo chiesto di utilizzare i percettori di reddito di cittadinanza, altre anche sospendendo il beneficio del reddito di cittadinanza che si riprendeva dopo, quindi non contro chi prendeva il reddito di cittadinanza. Altre persone che comunque stavano a casa senza fare nulla e che magari avrebbero avuto interesse a fare come questi signori la raccolta nei campi. E anche lì non si è saputo niente. Perché? Perché il governo voleva arrivare a utilizzare il problema della raccolta agricola come ricatto per dare indiscriminatamente il permesso di soggiorno e la regolarità a persone che sono irregolari sul nostro territorio nazionale. Secondo lei servono 600.000 persone? Però no, tempo determinato. No, ci arrivo. Secondo lei servono 600.000 persone nei campi? Magari no. No, perfetto. Allora, quello che dice, secondo me, questo decreto, da quello che ho letto che dicono i ministri, perché sì, poi esatto, anche lì siamo vedremo, ancora un po' nel campo dell'ipotesi. Vedremo, è che praticamente potenzialmente la regolarizzazione potrebbe essere per tutti i 600.000 immigrati clandestini che sono sul nostro territorio nazionale, che non troveranno lavoro nei campi, in compenso andranno a chiedere il reddito di cittadinanza anche loro. E in un momento nel quale tu rischi milioni di disoccupati, sei semplicemente folle ad aggiungere altre persone delle quali devi occuparti. Ultimissima postilla, perché il razzismo è, secondo me, è infame uno Stato che dice privilegio chi è entrato clandestinamente a casa mia e faccio così perdere il lavoro a immigrati regolari che ogni anno fanno la raccolta nei campi rispettando le regole dello Stato italiano, perché la raccolta la fanno immigrati regolari che con quella raccolta mantengono le famiglie, che perderanno il posto di lavoro perché noi pretendiamo di dare quel posto di lavoro a gente che è entrata sul nostro territorio nazionale senza rispettare le regole. È una cosa cretina. Io voglio sentire altro.